Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo Give a Car to Friend per passare le auto agli amici. Quali sono i requisiti ragazzi? Un amico che ci passa il veicolo e questo amico deve avere anche un Phantom. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere un'auto di strada dentro la base operativa e un'auto di strada che andremo a usare per fare il glitch. Prenderemo la nostra auto di strada, cercate di prenderla più squadrata possibile in maniera tale che quando l'amico userà il Phantom su di noi non rotolerà all'infinito l'auto, insomma. Quindi a questo punto il nostro amico, come state vedendo da schermata piccolina, ci ribalta l'auto. Quando saremo con le quattro ruote all'aria, quando saremo cappottati ragazzi, il nostro amico ci dirà sì, ci sei cappottato, e quindi noi andremo a premere X. A questo punto premete il touchpad se siete troppo vicini alla base operativa per non entrare, e il vostro amico rimanderà il Phantom, oggi sono un po' dislessico ragazzi, fate caso, al suo deposito, e chiamerà il veicolo che vi vuole passare. A questo punto voi che cosa dovete fare? Dovete chiamare il meccanico e da dentro la base operativa dovete chiamare l'auto che avete messo prima, l'auto di strada che è nella vostra base operativa. Quindi ora andremo a chiamare l'auto di strada che sta nella base operativa. Come vedete il nostro amico ci sta passando una Shotaro, in questo caso la mia ragazza mi sta passando una Shotaro, e a questo punto noi invece andiamo a chiamare l'auto di strada. Ragazzi, ditegli al vostro amico di mettere l'auto, la moto, quello che vi sta passando più vicino al pallino giallo o comunque all'entrata della base operativa. Se non vede il pallino giallo, in mezzo alla riga della base operativa, ragazzi. Quindi a questo punto chiamiamo l'auto di strada che si trova nella base operativa e la distruggiamo. È semplicissimo, ragazzi. Io ho fatto questo glitch, non so se qualcun altro l'ha fatto, sinceramente non lo so. Io ho messo un insieme di un paio di glitch e ho tirato fuori sto glitch. Se ho visto che funzionava, però magari ci sta pure che qualcun altro l'ha portato prima di me, per carità. A questo punto vi mettete qui e levate il tasto touchpad e vi farà entrare automaticamente nella base operativa. Il gioco è fatto ragazzi. Comunque, come dicevo, sicuramente qualcuno l'ha portato, io ho provato a farlo in questa maniera e ha funzionato. Quello del CEO ragazzi non funziona più, io l'ho provato svariate volte con basi operative uguali, con basi operative diverse, e non funziona. Allora ragazzi, quando sarete dentro la base operativa, come avete visto, annullate la sostituzione perché la moto è già dentro la base operativa. Quindi non vi resta che far altro che riavviare l'applicazione se volete usare direttamente la moto. Se invece avete intenzione di prendere altri veicoli dal vostro amico, continuate a fare il glitch ragazzi, è semplicissimo. Che altro dire ragazzi, questo è funzionante, l'altro ho visto che non funziona, quindi fate voi. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.